allora adesso ti trasformo, la zucca diventa la carrozza, i topini diventano i cavalli, però devi tornare a mezzanotte, perché? Perché sennò la tua passerina diventerà una fetta d'anguria. Oh, beh, mi viene anche prima, non c'è problema. Balla tutta sera, verso le 11 arrivano due servitori, ti portano un'anguria che sarà 25 kg. E c'è il principe azzurro, sguaina la spada, shush, shush, e quattro fette, ne branca una. Cenerentola, che ora dovevi tornare a casa, te amore, le due, le tre. Le c'è a scuola la maestra da domani, ragazzi, mi porterete una frase con la parola che abbiamo studiato oggi, che è la parola evidentemente. Allora il giorno dopo si presentano i bambini, c'è uno che è figlio di ricchi, alza la mano, fa io maestra, fa dimmi. Allora io ho la frase con la parola evidentemente, leggi. Questa mattina mi sono svegliato alle 7:15, la governante mi ha portato la colazione a letto, ho mangiato i croissant caldi con la cioccolata in tazza, poi mi sono alzato, mi sono lavato, mi sono vestito, ho messo il cappottino di cashmere nuovo e poi il maggiordomo con la Rolls Royce di papà mi ha accompagnato a scuola, punto. Evidentemente essere figli di ricchi porta i suoi vantaggi. Bravo, sei usato correttamente la parola evidentemente, è stato molto bravo. E c'è anche il bambino povero, anch'io maestra, leggi. Questa mattina mi sono svegliato alle 3:30 che ci avevo da aiutare il babbo nella stalla. Dopo mi sono lavato, mi sono vestito, ho messo il tabarro vecchio del nonno e a piedi mi sono recato a scuola, punto. Nell'uscire ho visto la nonna che girava con il Times sotto braccio. Ma è la parola evidentemente? Ma visto che mia nonna la sa mia in inglese, evidentemente ne andrà a cagare. Il commendator Farfaglione che va a fare il pranzo dei 25 anni di matrimonio con la moglie. E allora c'è la moglie fa, stasera mi va di fare una follia, stasera mi porterai al night. Sì, e lui al night che andava tutto il Siri, no, al night no, eh. Guarda che se non mi ci porti comincio a pensare che tu ci vada tutte le sere, eh? Insomma, gli tocca andare al night. Come si presenta davanti allo sportello, c'è il bigliettaio, lo guarda e fa commendatore, capirai se ne faccio pagare, ma vada dentro, no? Tira mogliera, sottesta, fa no bastardo, no, tu è vero, no, è un caso. Sai, questo qua lavora da noi in amministrazione, la sera viene qua, arrotonda un po' lo stipendio, insomma fa un po' di nero, così, però già la moglie comincia a intagliarsene, insomma, vanno giù, si siedono alla tavola, arriva di corso il cameriere e fa, commendatore, per lei la solita bottiglia di Don Perignon? Bastardo, figa, però è vero, che dice, no, dice questo, lavoro degli spedizionieri, tranquillo, l'ha portato qua quello della biglietteria, un suo amico, rotondo, però figa, la moglie oramai ce n'ha piene le tasche, no? A un certo punto arrivano le ballerine, figa, c'è una si cava giù nuda, si tira via le mutande, le lancia, ma queste sono per il commendatore Farfaglione, figa la moglie era. Zottestra comincia a dare gli sciafoni, gli sgranieri, di posse te di testa. Allora lui comincia a cercare di uscire, no? Aiuto, figa,
po' di sparenti da me, di pugnati, di sgraffieti, esci dal locale, taxi, bastardo, ma no, ti giuro, ma cosa giuri, pippo, di sciaponare, arriva il taxi, butta dentro la mogliera, ma no, ti garantisco, ma che cazzo garantisci, ma di borsa e tedi, al monte su un calù, a meno metterci nel taxista e fa, commendatore, e puttani non carghiamo cattiva come costa.